Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. L'ultima su strada per la regione Abruzzo la si corre a Torano Nuovo in provincia di Teramo. 31esimo Callarò, con l'organizzazione dell'omonima società del presidente Domenico Lignini, con il patrocinio della regione Abruzzo, provincia di Teramo e comune di Torano Nuovo, paese del Gusto. Circuito di 15 km da ripetere 6 volte, 5 tornate per le donne. Saranno in 160 sulla linea di partenza. Giornata splendida anche dal punto di vista meteo, siamo intorno ai 25 gradi. Adesso è il momento delle interviste, poi telecronaca con l'amico Fausto Capodicasa. A dopo! Domenico Lignini, l'organizzatore del Callarò. Beh, siamo arrivati alla 31esima edizione, la corsa che chiude la stagione ciclistica su strada 2022. Buongiorno a tutti, io sono Bagò, l'organizzatore del Callarò. 31esima edizione, giustamente come ha detto Marco. 207 iscritti, partendo penso che saranno quasi gli stessi numeri. Una giornata bellissima, stupenda, una grandissima organizzazione con l'Axi Teramo e con Andrea Di Giuseppe con la GoFast. Percorso tradizionale oramai. Sì, percorso tradizionale Torano Nereto, Garrufo Torano, da ripetersi 6 volte per un totale di 90 km. Tanti atleti ma anche tante attività commerciali che ti supportano, bisogna dire grazie a loro. Sì, diciamo grazie a tutti gli sponsor, alla provincia, alla regione, alla Proloco, al comune, perché senza di questi magari non si potrebbe fare questa manifestazione grossa, e soprattutto gli sponsor che mi danno il materiale per fare i premi, il mangiare e tutto quello che serve per l'organizzazione. Tanta organizzazione, tanta collaborazione. Allora, tantissima organizzazione, perché preparare un Callarò non è facile, per il modello che ho io da 31 anni, con premiazione favolosa, con premi al primo assoluto, divani, puff, prosciutti a tutti quanti, i primi, cioè diciamo che ci spendo tanto per arrivare a mantenere questo livello a questa manifestazione. Bene, allora Domenico, che vinca il migliore, anche il più fortunato, perché a volte le due cose si accomunano. Buona corsa, buon divertimento. Sì, diciamo che il premio più grosso che posso ricevere da questa manifestazione, che per me è 1 milione di euro, è che nessuno cada e che si faccia male. In bocca al lupo a tutti quanti. A Raffaele Di Giovanni, il responsabile AXI della provincia di Teramo. Beh, allora oggi siamo praticamente all'ultima corsa su strada, Callarò. Sì, siamo arrivati al termine della stagione con una bellissima manifestazione, il 31esimo trofeo Callarò. Una grande gara, molto ben organizzata, i ragazzi si stanno iscrivendo, c'è un'ottima affluenza. Sarà una grandissima manifestazione, abbiamo superato i 200 i preiscritti, quindi si prevede un grandissimo spettacolo. Bene, allora con te Raffaele, visto che sei il responsabile AXI, beh, possiamo trarre un bilancio di quella che poi è stata la stagione ciclistica su strada 2022. Ci possiamo ritenere soddisfatti, è stata una bellissima stagione e stiamo già preparando il 2023 con delle grandissime sorprese. Quest'anno corse ce ne sono state? Abbiamo fatto quasi 25 gare in provincia di Teramo, quindi è un grandissimo successo. Bene, buon divertimento allora per oggi. Grazie a voi. Valeria Zappacosta, buongiorno, sei in fila per l'iscrizione. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, com'è? Beh, tutto bene, è una gara che mi è stata tanto consigliata, quindi insomma non potevamo mancare sia come team sia io come portavoce di Pedale Rosa, che è il movimento che stiamo portando avanti per diciamo accrescere, ecco, il ciclismo nell'ambito femminile. E come procede questo nuovo team? Tutto bene e stiamo portando avanti un sacco di iniziative, abbiamo collaborato con diverse gran fondo, offrendo dei premi, offrendo partnership importanti per poter appunto incentivare le donne, a partire dalla cicloturista fino alla donna agonista. E oggi, per quanto riguarda la gara di oggi, speriamo, ecco, di essere numerose e di divertirci. Bene, oggi questa corsa segnerà la chiusura, no? Su strada 2022 in Abruzzo. Per te com'è andata?
Non mi posso lamentare, gli eventi abruzzesi sono stati, insomma, è sempre andata abbastanza bene, ho sempre raggiunto gli obiettivi che mi ero posta, ma insomma, bisogna migliorarsi continuamente, quindi anche oggi puntiamo a fare bene e soprattutto puntiamo a divertirci, che è la cosa più importante. E queste erano le interviste, il via ufficioso della gara, 5 km di trasferimento, chilometro zero, via volante. Il saluto all'amico Fausto Capodicasa. Ben trovato a te, Marco. Seguiremo il trasferimento ascoltando il sindaco di Torano, Anna Ciammariconi. Anna Ciammariconi, il sindaco di Torano, ben trovata. Beh, oggi è festa qui nella sua cittadina. Assolutamente, la 31esima edizione de Luca Allarò, una classica per tutti gli appassionati di ciclismo e non solo, un grande successo, lo si vede dai numeri, lo si vede dalla costanza, lo si vede dall'impegno, un grande gioco di squadra, una macchina organizzativa veramente grande, tantissimi i volontari, grazie a tutti coloro che hanno collaborato, ma il grazie più grande va a Bacò, all'amico Bacò, il consigliere Lignini, che ci mette anima, cuore, impegno e che da settimane non fa altro che dedicarsi a questa grande manifestazione, perché il successo di un giorno presuppone un grandissimo lavoro dietro. E poi sono 31 anni. 31 anni, esatto, una tradizione, quindi una tradizione toranese, possiamo dirlo con grande orgoglio, perché è un fiore all'occhiello di questa nostra cittadina e devo dire anche dell'intera Val Vibrata, quindi noi non possiamo che sostenere, appoggiare, essere molto molto contenti di questa manifestazione. Bene, allora Domenico Lignini, ti hai ascoltato tutto stando al fianco del sindaco, belle parole, no? Contento, immagino. Sì, le parole sono state bellissime, anche perché oggi mi ha dato la delega di sindaco e lei è il vice sindaco, perciò ha detto delle bellissime parole anche con come diciamo consigliere comunale. Diciamo, tutto quello che ha detto il sindaco è quello che ti ho detto pure prima io: passione, impegno e i risultati si vedono. Bene, signor sindaco, buon divertimento. Grazie, grazie. E questa era l'intervista con il primo cittadino, Anna Ciammaricone, sindaco di Torano Nuovo, 42 km orari, il gruppo è compatto, c'è il via ufficiale, quindi parte ufficialmente la 31esima edizione de Luca Allarò, questa gara importante che abbraccia sia il mondo amatoriale che professionistico, tutti possono partecipare. Sono 6 giri di 15 km per i maschietti, mentre per le donne in gara un giro in meno, 5 giri, 90 km totali per gli uomini, 75 km per le donne. E attenzione, perché c'è il primo attacco di giornata, vanno via in 3 con Breccia Davide, Studio Moda, poi Zizi Piero, Airone Le Construction, ne abbiamo anche Mignello Stefano, la bicicletta store, quindi 3 uomini al comando in una gara importante. Poi Fausto, lo vediamo anche dalle immagini, giornata splendida anche dal punto di vista meteo, sembra ancora di essere in estate, poi oggi soprattutto che le temperature raggiungono i 27-28 gradi. Beh, in effetti sì, con queste temperature è meglio del periodo estivo per quanto riguarda il ciclismo, una forte partecipazione da parte di tutti a livello amatoriale, e oggi sicuramente si daranno battaglia, perché è una cosa molto prestigiosa che nel settore amatoriale oggi corrono tutti insieme. Oggi tutti insieme, Luca Allarò, il calderone, 3 uomini al comando con Breccia Davide, Zizi Piero e Mignello Stefano. Attenzione, perché adesso il gruppo ritorna sui battistrada, li raggiunge, prova ancora Zizi Piero a dettare l'andatura, ma attenzione, rilanciano adesso in 2 con Carcasole Giuseppe, Unitec Cycling e poi il numero 39 di Pietro Aurelio del team DM Sport. Quindi dopo l'allungo a 3, Breccia, Zizzi e Mignello, ci provano adesso in 2 con Carcasole e Di Pietro Aurelio. Una gara questa organizzata dal team Luca Allarò del presidente Domenico Lignini. Intanto anche Carcasole e Di Pietro vengono
riassorbiti dal gruppo. Al momento non si va da nessuna parte, la velocità è comunque abbastanza elevata, sempre Carcassone Giuseppe, il numero 203 a dettare l'andatura sul gruppo. Adesso siamo in un tratto di leggera discesa, ma poi attenzione, si inizierà a salire verso Torano Nuovo, verso il centro di Torano Nuovo, una salita di circa 1 km e 500 metri con una percentuale del 7%, proprio un'ascesa, Fausto, che potrebbe comunque far male agli atleti. Signori, questa è l'ultima gara della stagione ciclistica su strada 2022, si corre in provincia di Teramo, siamo esattamente a Torano Nuovo, il paese del gusto, una cittadina di circa 1500 abitanti e fa parte dell'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata. Attenzione, perché ci prova ancora Breccia Davide, che aveva provato l'allungo a tre con Zizzi e Mignello, adesso ci prova praticamente da solo, prova ad allungare sul gruppo, il numero 135 del team Studio Moda. Giriamo anche noi le telecamere, quelle di Ultimo Chilometro Ciclismo Abruzzo, a una cinquantina di metri di vantaggio. Anche i Pelosetti attendono il passaggio degli atleti. Il numero 135, Breccia Davide, è ancora davanti, una ventina di metri. Questo è il vantaggio, questo è il piccolo buco, ma sostanzialmente, Fausto, quando mancano adesso 5 giri al termine, possiamo dire tranquillamente che il gruppo è ritornato compatto. È un gran bel vedere, no? Con tutti questi atleti, ne sono partiti 159 questa mattina su Viale Roma alle ore 9. Sì, sono tantissimi, come si diceva prima, anche perché a livello amatoriale è l'ultima gara che loro hanno in calendario e dopodiché ci sarà anche festa. Nuova situazione in testa alla gara, ripreso il numero 135, Breccia Davide, del team Studio Moda. Adesso vanno via in due con Garofalo Valerio, Airone Leo Construction e poi il numero 31 Alessandro Francioni, Vibrata Bike 2005. Questo è il gruppo inseguitore con gli uomini del team Go Fast a dettare l'andatura, con Andrea Lalli, il numero 197, il gruppo praticamente alle spalle dei due uomini al comando, è comunque compatto, stanno cercando di ritornare sugli uomini di testa. Abbiamo Cannizzaro Luisiano, poi abbiamo Ivan Terrenzio del barra chilometro zero, quindi queste sono le prime posizioni del gruppo che insegue. Doppio schermo con a sinistra gli uomini al comando, ricordiamo, ne sono due, Garofalo Valerio e Alessandro Frangioni. Gara voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Torano, dalla provincia di Teramo, c'è il patrocinio anche della Regione Abruzzo con l'organizzazione del team Lucallarò del presidente Domenico Lignini, in collaborazione con il team Go Fast, ed è una gara questa targata AXI Abruzzo del responsabile Raffaele Di Giovanni. E alle spalle dei due uomini al comando ci sono questi atleti e il gruppo inseguitore, con l'ucraino a dettare l'andatura, Rostislav Zukovski, poi abbiamo Spaccia, abbiamo Ciccarese, abbiamo anche Ivan Terrenzio, Rossano Mauti, Di Emilio Gianluca. Queste sono almeno le prime posizioni del gruppo che insegue. Il vantaggio, inizia ad essere importante, interessante, perché siamo intorno ai 45 secondi. Fausto, una gara a partenza via anche qui molto nervosa, continui attacchi. Adesso ci sono due atleti, con un Alessandro Francioni che vinse, tra parentesi, il Callarò, Lucallarò, nel 2019, ex professionista, corse nell'Europa Uvini. Sì, Marco, allora
tra le righe ci vuoi dire che potrebbe essere un candidato alla vittoria, visto che già una già sa come si fa, già sa come si fa. Beh, in ogni caso, a parte le battute, bisogna pedalare, anche perché due davanti con 40 secondi, abbiamo sempre un grosso gruppo alle spalle, come vediamo stanno inseguendo. Ciò significa che i battistrade hanno un buon ritmo. I due davanti hanno un buon ritmo, un ottimo ritmo di gara, con il gruppo dietro che insegue. Eccolo qua, il doppio schermo con a sinistra gli uomini al comando e poi a destra abbiamo il gruppo inseguitore, sempre le maglie rosso-nere del team GoFast a dettare l'andatura. Stiamo entrando nel pieno centro di Torrano Nuovo, tra poco gli atleti transiteranno su Viale Roma, dove è situato l'arco di partenza e arrivo. Al passaggio mancano poche centinaia di metri, al passaggio il contagiri segnerà meno tre giri, quindi meno tre tornate. Alla conclusione per i maschietti saranno sei giri totali, un giro in meno invece per le donne. Ce ne sono, ho domandato e mi hanno detto: Marco, ci sono otto ragazze in corsa, quindi a queste otto ragazze ovviamente il nostro saluto è brave, brave, brave da ultimo chilometro ciclismo Abruzzo. Il gruppo che transita dinanzi le nostre telecamere, quindi anche per il gruppo i giri sono tre giri al termine. Beh, allora, parlavamo di donne, ne abbiamo incrociata una ed è Ricci Maria Vittoria, che corre con il team Polisportiva Amici di Marco. La salutiamo, a lei una buona corsa. Intanto il gruppo principale, il gruppo che insegue, si è frazionato in più tronconi. Qui siamo con un gruppetto di quattro atleti alle spalle del plotone principale, con Rosati, Belli, Ciutti e Bertino. Stiamo per transitare nel pieno centro di Nereto con le telecamere di ultimo chilometro. Siamo tornati alle spalle del primo gruppo che insegue i due uomini al comando, e sono il numero 31 Alessandro Francioni e poi il numero 47 Garofalo Valerio. La macchina dell'organizzazione corsa, con a bordo Andrea Di Giuseppe, il presidente del team GoFast, collaboratore insieme ovviamente alla GoFast Event di questo evento importante, con l'organizzazione principale di Domenico Lignini, il suo team Luca Allarò, 31esima edizione di questa speciale gara, dove possono praticamente partecipare tutti, dagli amatori sino ai professionisti. Nell'immagine precedente, con il gruppo inseguitore, sempre gli uomini del team GoFast a dettare l'andatura, con Di Gaetano, poi avevamo Rostislav Zukowski, Totò Paolo sempre nelle prime posizioni. Come dicevamo prima, Fausto, questa è l'ultima gara del panorama ciclistico abruzzese, quindi si conclude questa stagione ciclistica con Lu Callarò, Callarò di fine stagione. Ancora l'atleta del team GoFast, Rostislav Zukowski, a dettare l'andatura. Beh, visto che la situazione, Fausto, al momento è tranquilla, con i due uomini al comando e con il gruppo che insegue, ringraziamo tutti coloro che hanno scelto anche quest'anno le telecamere di ultimo chilometro. Quindi a tutti gli organizzatori un saluto, a tutti quanti gli atleti, dai piccolini, dai giovanissimi, sino ad arrivare al mondo professionistico. Ovviamente poi il saluto alle scorte tecniche, ai giudici. Grazie, grazie, grazie a tutti per la splendida collaborazione. Gli atleti, i due atleti al comando, sono su Viale Roma. Il passaggio meno due giri alla conclusione, 40 secondi, questo è il vantaggio
degli uomini di testa al prossimo giro, suonerà la campana dell'ultima tornata e ci saranno gli ultimi 15 chilometri di corsa. Beh, Fausto, dicevamo prima, Francioni vinse nel 2019, mancano due giri alla conclusione, il vantaggio comunque è ancora abbastanza rassicurante, dicevamo 40 secondi, possono iniziare a sperare in un qualcosa di grande i due uomini in fuga? Intanto attenzione, le telecamere sono nel pieno centro di Nereto, transitano i due uomini al comando. Sì, tengono ancora i 40 secondi, ma visto il percorso che è anche abbastanza impegnativo, Marco, tutto può succedere perché, come hai detto poco fa, ci sono due giri al termine. Comunque portano ancora quel vantaggio che può far sperare. Tornando un po' per quanto riguarda le figure femminili in gara, onore a loro perché, come abbiamo visto, il percorso era abbastanza impegnativo. Percorso decisamente impegnativo con questa ascesa di 1,5 km con delle pendenze massime del 7%. Attenzione, vedete che dietro comunque gli uomini del team GoFast sono davanti, stanno tirando da morire, vogliono recuperare i due uomini al comando e sono Garofalo Valerio ed Alessandro Francioni, già vincitore di questa gara nel 2019. Airone Leo Construction per Valerio Garofalo, mentre Vibrata Bike 2005 per l'ex professionista Alessandro Francioni. Sono gli uomini del team GoFast a dettare l'andatura con Rostislav Zukowski sempre lì nelle prime posizioni. Ritorniamo alle spalle dei due uomini al comando, Garofalo Valerio e Alessandro Francioni. Il vantaggio resta più o meno sempre quello, siamo intorno ai 40 secondi, bravi loro perché ce la stanno mettendo tutta, il gruppo al momento non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Sì, abbiamo visto quell'azione della GoFast che purtroppo non sono riusciti a chiudere il tentativo dei due, ma negli ultimi chilometri, come vediamo, il gruppo sta avendo una forte reazione. Il gruppo sta rinvenendo, almeno sta cercando, attenzione nel riquadro a sinistra, l'attacco di Alessandro Francioni che adesso viaggia tutto solo, quindi lascia l'allegra compagnia di Garofalo Valerio del team Airone Leo Construction, team pugliese, e va via l'abruzzese Alessandro Francioni, Vibrata Bike, già vincitore, come già detto, già vincitore nel 2019. Giriamo le nostre telecamere, arriva Garofalo Valerio, davanti a lui c'è il battistrada, un centinaio di metri, questo è lo svantaggio per Garofalo Valerio, l'atleta del team Airone, quindi un solo uomo al comando alle spalle di Garofalo Valerio. Arriva Marco Morabito, Unitec Cycling, il numero 202, il gruppo si sta riavvicinando prepotentemente, giriamo ancora le nostre telecamere, giù in fondo il gruppo inseguitore, intanto Alessandro Francioni è su Viale Roma, transita sotto l'arco di partenza ed arrivo e suona la campana dell'ultimo giro, ultimi 15 chilometri. Francioni continua a girarsi perché sente il gruppo oramai con il fiato sul collo, le telecamere sono ferme, quelle di ultimo chilometro al passaggio a Nereto, abbiamo un solo uomo al comando, Alessandro Francioni Vibrata Bike e poi Garofalo Valerio Airone Leo Construction e poi il restante del plotone. Gara che sta entrando nel vivo, mancano meno di 10 km alla conclusione. Una gara questa in continua evoluzione, attenzione, c'è l'attacco di Romolo Gentile, polisportiva Amici di Marco, il numero 100. Giriamo le nostre telecamere, arriva Moris San Massimo del team Battistini, sta cercando di rientrare
sul primo atleta, l'atleta che insegue il numero 31, Alessandro Francioni, solo al comando. Ancora un 150 metri, questo è il ritardo di Moris San Massimo su Romolo Gentile, questo invece è il restante del plotone. Fausto, stiamo entrando adesso nelle fasi più calde di questa 31esima edizione de Lucallarò, una gara importante, bella, che chiude anche il panorama ciclistico abruzzese per quanto concerne la strada. C'è un solo uomo al comando e poi questi vari attacchi alle spalle dell'uomo di testa. Sì, come stiamo vedendo il gruppo veramente esploso, tutti vogliono ritornare sulla testa della corsa, però come vediamo c'è un frazionamento, praticamente sono degli attacchi isolati dove lì negli ultimi chilometri è dura riportarsi sulla testa, ma complimenti ancora per, fino a questo momento, al battistrada. Bene, le telecamere adesso sono su Romolo Gentile, Polisportiva, amici di Marco, ma ritorniamo adesso sul battistrada. Il gruppo si è avvicinato veramente tantissimo, siamo intorno ai 18 secondi per Alessandro Francioni del team Vibrata Bike, continua a girarsi in lontananza, li vede testa bassa, continua a pedalare veramente molto molto forte l'atleta abruzzese, già vincitore nel 2019 di questa splendida manifestazione con l'organizzazione del team Lucallarò del presidente Domenico Lignini. Sono le ultime fasi di questa splendida gara, le telecamere, signori, di ultimo chilometro sono ferme su Viale Roma. Arriva, signori, Alessandro Francioni, Vibrata Bike 2005, ce la fa una manciata di secondi su Rossano Mauti, alza le braccia al cielo e vince Alessandro Francioni, già vincitore nel 2019, secondo posto Rossano Mauti, team Cicli Rossi, terza posizione per il compagno di squadra di Alessandro Francioni, Leone Davide. Adesso vedremo per la quarta piazza, arriva Alfonso De Rico, Bike Squad San Severo, quinto posto per Toto Paolo, team Go Fast. Per le donne, vittoria di Bello Caterina, pedale elettrico, secondo posto Valeria Zappacosta, team DM Sport, terzo posto Emanuela Sampaolesi, team Ponte Cycling, quarto posto Ponzo Susanna, Triono Racing, quinto posto Ricci Maria Vittoria, Polisportiva, amici di Marco, e sesto posto per Luisa Simone, team Ciclopazzi. Bene, questo è il rallenti vittorioso per Alessandro Francioni, complimenti Fausto. Beh, siamo all'ultima gara, grazie innanzitutto per la splendida collaborazione. Grazie a te Marco e complimenti a Francioni, oggi ha avuto una giornata veramente strepitosa per lui. Bene, allora signori, è tutto, vittoria di Alessandro Francioni, adesso ascolteremo le interviste del dopogara. Alla prossima! Alessandro Francioni, beh, complimenti, è andata molto bene, inizialmente una fuga a due, poi hai deciso di proseguire da solo con il gruppo dietro che ti inseguiva. Marco, tu mi conosci, io sono un attaccante, quando ero dilettante correvo così, da amatore mi è rimasta questa grinta e mi ha incitato e sono felicissimo, guarda, è stato un giorno veramente bellissimo. È andata molto bene con il gruppo dietro, dicevamo, che inseguiva. Sono arrivati veramente a pochissimi secondi. Guarda, ti giuro, nel finale avevo un mal di pancia che non puoi capire. Ero veramente stanco, però vedevo che riuscivo comunque a mantenere un bel vantaggio. Poi tu lo sai che segui da molti anni le corse, quando sei in quei momenti pensi solo a spingere e poi come va va. È andata molto bene, complimenti, il Callarò è tuo, la stagione, come è andata? Ma è andata bene perché, in primis per il lavoro, perché ho trovato un bel lavoro dopo 2 anni in cui veramente ho faticato tanto. E poi la stagione, Marco, noi ci divertiamo, siamo un bellissimo gruppo e quindi è andata benissimo, fin quando ci divertiamo va sempre bene. E adesso festa? Adesso festa, ci concentriamo un po' alla ragazza, se no credo che a fine anno mi lasci. Un po' che al lupo allora. Crepi il lupo, grazie Marco. Rossano Mauti, beh, è andata
Bene, dai, speravi forse nella vittoria, nel recupero di Alessandro, non è stato così purtroppo. Sì, ai meno 2 km, aveva circa 30 secondi, io ho provato il tutto per tutto qui sullo strappo finale e alla fine niente, sono arrivato a circa 20 metri da lui. Complimenti a Frangio perché è un amico e se la merita insomma qui a casa sua di vincere. Indossi una maglia importante, maglia tricolore. Sì, ho vinto il campionato italiano quest'anno gran fondo e sono molto contento di onorarla su ogni corsa. Il tuo nome e cognome mi ricorda qualcosa, hai corso nelle categorie agonistiche fino a? Fino al dilettante, ho corso con la futura team Franco Chioccioli. E poi qui su queste zone ci ho vinto quando ero più piccolo, le categorie allievo, juniores, quindi è sempre bello tornare qui in Abruzzo. Grazie mille, in bocca al lupo allora. Grazie mille a voi. Davide Leone, e allora per te una terza posizione. Sì, oggi diciamo volevamo correre un po' attendisti, invece Frangio è un po' matto e al secondo giro è partito, è andato in fuga. E dietro le squadre hanno tirato ma non sono riusciti a chiudere il gap. Io sulla penultima salita hanno attaccato, ho visto che poi si sono seduti tutti, non ne avevano e ho rilanciato, sono andato via con Mauti, poi lui aveva un altro passo sull'ultima salita e io l'ho gestita e ho colto un buon terzo posto, ma soprattutto la vittoria di Alessandro che è veramente una bella giornata per noi. Bene, complimenti, la stagione per te è andata come? Quest'anno ho raccolto 4 vittorie, una medio fondo e la gran fondo dell'Aquila e 2 circuiti, per il resto molti piazzamenti, ma soprattutto come prima stagione diciamo nel mondo degli amatori mi sono divertito un sacco con questo splendido gruppo. Si festeggia allora con Ale? Sì, sì, infatti ora doccia e andiamo a pranzo. Caterina Bello, complimenti per te, vittoria, è andata molto bene. Grazie, grazie. Allora, me la racconti? Allora, cosa posso raccontare? Come dicevo prima, è stata una bellissima gara, mi è piaciuta tantissimo sia come percorso che come organizzazione. È la mia prima partecipazione a questa gara e sono contenta di aver partecipato e ho anche vinto. Bellissima gara, impegnativa e come diciamo coronato il fine di stagione nel migliore dei modi vincendo la gara. Grazie. Adesso relax o si fa la fuoristrada? No, no, adesso ci vuole un po' di relax sicuramente per poi iniziare nuovamente la preparazione per il 2023. Bocca al lupo allora. Crepi il lupo. Valeria Zappacosta, beh, ci siamo sentiti questa mattina. Io pensavo ad una vittoria, non sono andato assolutamente lontano, sei arrivata seconda. Sì, una bellissima gara fatta con l'avversaria e amica Caterina Bello e che sul finale ha avuto quel quid in più, quindi è andata bene così, un'ottima gara da un punto di vista atletico. Avevi detto, Marco Romani mi ha detto che devo vincere. No, non gliel'ho detto, altrimenti penso che mi avrebbe fatto vincere. Ah, bene, bene. Allora, comunque, la soddisfazione c'è? Sì, 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 ci siamo divertite, il percorso è stato bello, mi fa piacere che anche persone fuori regione abbiano apprezzato il tracciato, questo significa valorizzare la nostra regione, quindi insomma una bella giornata di sport, è andata bene così. Adesso ci si fermerà o si farà ciclocross? No, no, ci si fermerà, anche se sarebbe opportuno diversificarsi un po' con mountain bike o ciclocross, però è anche d'obbligo un pochino di riposo. Bene, buon relax allora. Grazie anche a voi, ciao. San Paolesi Emanuela, beh, complimenti, per te una terza posizione. Sì, no, la prima volta che lo faccio è durissimo. Speravi qualcosina in più? No, no, io sinceramente pensavo nemmeno di finirla, quindi soddisfatta e va bene così, domani si va al lavoro, quindi... Dove sei? Castelfidardo. Dalle Marche, beh, siamo... Ancora, quindi vicini, abbastanza vicini, dai. Sì. La stagione com'è andata? Guarda, quest'anno è stata tanti problemi, dal Covid a una frattura alla mano, quindi ho corso poco e perciò, ripeto, sono soddisfatta di essere riuscita a finirla. Adesso relax, ci si fermerà o fuori strada, no? Sì, no, adesso l'appendo e non ne voglio più sapere fino a dicembre, poi si riprende. Bocca al lupo allora. Grazie mille, ciao.